Allora, amici di cerignolaviva.it, siamo qui nel campo Cianci di Cerignola, dove qui ho i due giovani collaboratori della Gioventù Calcio Cerignola. Sulla mia destra c'è Antonio D'Ercole, sulla mia sinistra Ilaria Guercia. Ecco Antonio, volevo iniziare prima da te, dicendo la tua prima esperienza come mister della Gioventù Calcio Cerignola con i bambini. Ecco, che sensazioni provi ad allenarli, cosa ti piace di più? Ah, sono sempre esperienze che comunque ti fanno crescere. Infatti è stato proprio il mister Schiavone ad invogliarmi e quindi a venire a dare una mano con i bambini. Poi, poiché come mister c'è cioè mister Mangano ad aiutarmi, cioè lui mi aiuta a me, io aiuto a lui reciprocamente, quindi sono sempre è sempre un onore. Infatti lui da piccolino, dai tempi del Manfredonia che mi allenava, ed è stato anche lui ad invogliarmi quindi a venire qui a questa Beh, scuola calcio. perfetto. Ilaria, per te invece la tua prima esperienza anche per te come mister, dopo essere stata giocatrice professionista, cosa ti piace di più, diciamo, essere giocatrice o più mister? Allora, indubbiamente essere giocatrice è il suo fascino, cioè se no non ero qui oggi. Però ovviamente vedere dall'altro lato diciamo, la situazione è anche bella, perché comunque aiuta il fatto di essere giocatrice, perché tu conosci già alcuni, diciamo, ciò che vuole il mister, ciò che vorrebbe il mister da te. Quindi certo non dico che preferisco essere mister adesso a questa età, però è una bella esperienza che mi sta arricchendo. Antonio, tu hai detto prima che praticamente lavori, cioè ti ha invogliato anche Mister Schiavone e Mister Mancano. Ecco, cosa ti piace di più dei due mister? Un aggettivo, come li Sì, no, definiresti? comunque sia dal punto di vista come mister che come persone sono entrambi persone solari, quindi mi trovo benissimo con loro su tutti i punti di vista. Ecco Ilaria, per te la stessa domanda, come un aggettivo per Mister Schiavone e poi soprattutto anche cosa vorresti dire, diciamo è singolare vedere una ragazza giocare a pallone, però cosa vorresti dire per invogliare, ecco, altre ragazze nel mestiere del calcio? Allora, per me il mister Schiavone e anche il mister Mancano sono due persone comunque professioniste, cioè questo è il termine giusto. Infatti con il mister Mancano che ci stiamo più a contatto sto imparando anche nuove cose a livello proprio per allenare i bambini più piccoli. E poi niente, i genitori vorrei soprattutto invogliarli, comunque le bambine di seguirle e diciamo di assecondare la loro passione, non di smorzarla, perché comunque questo è un paese che non, diciamo, il calcio femminile è visto non in malo modo, però diciamo stiamo lì, quindi di invogliarle, tutto qui. Perfetto, volete un ultimo saluto per quanto riguarda invece per te Antonio e tutti i giovani ragazzi che si vogliono affacciare al mondo del calcio? Che potrei dire? Che comunque la scuola calcio è un punto di partenza per realizzare comunque i propri sogni. Almeno si prova, se poi lo si diventa è bene, altrimenti non è detto che il calcio sia futuro, c'è ben altro. Perfetto, grazie e alla prossima. Qui con Mister Schiavone, ecco Mister, dopo la grande vittoria con lo Sporting Vico 4-0 qua in casa, vi apprestate ad affrontare lo Zapponeta fuori casa. Sì, vabbè, la grande vittoria. Diciamo che ho detto all'inizio che siamo una squadra strutturata, che è un gruppo di ragazzi che stanno insieme già da un bel po' di anni. È una squadra che sicuramente avrebbe potuto far bene pure in categorie superiori. Chiaramente ci siamo e ci dobbiamo immedesimare in questa categoria. Di conseguenza dobbiamo affrontare tutti quanti gli avversari con la giusta concentrazione, il rispetto appunto per l'avversario e il rispetto per il campionato. Quindi voglio dire, allenandoci settimanalmente, dobbiamo far sì che gli sforzi che stiamo facendo portino dei frutti e di conseguenza adesso nel mondo, siccome stiamo parlando di calcio, portino i 3 punti. Mister, dall'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo parlato di Guglielmi, ecco, contro lo Sporting Vico ha fatto una doppietta, quanto è importante per lui, essere ritornato al gol?
Sì, ha avuto, diciamo, dei problemi familiari che non gli hanno potuto permettersi di allenarsi al meglio. Adesso è tornato, è un ragazzo che comunque fa sempre più di 15 gol la stagione, ma non solo lui, tutto il gruppo, Ciscio, Pasquale Sgarro, il centrocampo che lo supporta, la difesa con Carducci Ortega, cioè, stiamo parlando comunque di ragazzi che hanno giocato pure in passato, che hanno vinto anche campionati con altre società e pure con me. Gruppo è forte, è chiaro che ogni ragazzo dà il suo contributo affinché appunto la domenica usciamo dal campo vincenti. Mister, in ultimo una domanda: dopo la trasferta contro Zapponeta avete Foggia Incedit in casa, diciamo un impegno sulla carta contro Zapponeta facile, ma poi dopo Foggia è un po' più difficile, ecco. No, facile, adesso dobbiamo andare a Zapponeta e non è detto che sia facile, anzi Zapponeta in classifica è più avanti del Foggia, di conseguenza è più impegnativo lo Zapponeta se vogliamo guardare la classifica, ma comunque sulla carta, diciamo, tutte le squadre possono avere dei punti, però poi quando la vai ad affrontare il calcio è imprevedibile. Adesso pensiamo alla gara che dobbiamo fare domenica a Zapponeta, che sicuramente non è una passeggiata, ma dove ci aspetteranno comunque voglio dire pronti per affrontare appunto la capolista. È un passo alla volta, adesso ci dobbiamo allenare per andare a affrontare con impegno, umiltà e determinazione nello Zapponeta e poi vediamo in casa alla prossima tra 15 giorni cosa succede. Perfetto, grazie mister, alla prossima. Buonasera.